12 segnatori quadri danno la prima esemplificazione del moderno sistema equabile e al tempo stesso mantenere inconcusso il tradizionale fondamento proporzionale della musica. Ma per fare questo, per rispondere cioè da musico perfetto alla sfida del temperamento, Zarrillo avrà dovuto, nelle ultime pagine della sua opera, ridefinire in termini geometrici e continuisti lo stesso fondamento matematico della musica, dopo 2000 anni di gloria aritmetica. Così allora suonerà la testimonianza di un amico, il cui giudizio viene significativamente riportato dai sopprimenti del 1588, cioè 2 anni prima della morte di Zarrillo. Et mi parve mirabile in questo, che non volontieri ma sforzato di essersi allontanato dagli antichi ed aver messa la musica fuori del numero, ridottala alle quantità continue. Mi è parso poi più mirabile anche, ed acutissimo senso, che non mi trovava poi, dolendosene, però è quella di prendere convenzionalmente un suono come punto di partenza e immaginare poi un sistema sonoro fatto da suoni che, con questo suono iniziale, abbiano dei rapporti in qualche maniera di somiglianza. Ed è un momento di precisare meglio. Anzitutto, la massima sensazione di somiglianza che noi avvertiamo tra suoni, a parte l'identità si capisce, è quando i suoni hanno il rapporto delle frequenze che è 1 a 2. Questo perché gli antichi avevano intuito, mettendo assieme mille osservazioni empiriche, poi invece l'acustica, all'interno dell'ottava. Allora, questo rapporto da un suono a quello di frequenza 3 mezze è quello che produce l'intervallo di quinta, che è l'altro ingrediente fondamentale. Ecco, gli antichi pensarono che già con questi due, il 2 e il 3 mezzi, si generava un universo sonoro, l'idea di partire da una nota base e salire ripetutamente di quinta, oppure scendere ripetutamente.